Eccomi qua, ho finito il terzo pannello, vedete, quello più corto. In pratica ho fatto una riga di maglie basse, tutte maglie alte, ultima riga di maglie basse. Questo pannello è ovviamente più corto del precedente perché servirà per contenere gli uncinetti. Ora per rifinirlo farò. Lo rifinirò esattamente come ho fatto con quello più grande, cioè facendo una riga di maglie basse tutto intorno, fino qui, e l'ho praticamente rifinito uguale all'altro. Allora, vedete, ho finito tutti e tre, i pezzi, ho tagliato e nascosto i filini, quindi a questo punto noi dobbiamo andare a prendere il pezzo più piccolo. Questo qua, quello più piccolo, che in pratica corrisponde a questo qui. E prendiamo il cotone. In questo caso io utilizzerò un cotone sempre perlé, vedete? Utilizzerò questo cotone perlé, che è esattamente della stessa marca di questo qua. Sempre un ricamo 8. Un cotone da ricamo numero 8, vedete, c'è scritto che è ideale per ricamo ed uncinetto ed è perlé, quindi vuol dire che è lucido. A me piace molto l'effetto lucido, anche questo dal rocchettone aveva l'effetto lucido. Allora, a questo punto ho preso il pezzettino piccolo, vedete, sono dal dritto e sono in alto a destra in pratica. Quindi vado a prendere il mio cotone in colore contrastante, anche se non è eccessivamente contrastante, e vado con lo stesso uncinetto che ho utilizzato per lavorare questo, il colore beige. Vado nella parte più esterna, vedete, nella prima maglia bassa. Scusate, vi faccio vedere, forse mi conviene usare. Quindi vado nella prima maglia bassa, solo che invece di infilare qui, vado a infilare sotto, ok? Poi non ha importanza, insomma, anche se andate qui nell'angolo, non importa, perché deve venire bene nell'angolo, ok? E mi faccio prima una maglia bassissima, ok? E poi mi faccio sempre inserendo nello stesso punto una maglia bassa. Ecco qua. Quindi continuo a fare maglie basse per tutto il giro, cioè sì, per tutta questa riga, inserendo l'uncinetto bene, non qui, ma sotto. Quindi non inserisco l'uncinetto dove inserisco solitamente, ma lo inserisco qui, sotto la lavorazione della maglia bassa, perché mi rimarrà più bellino. E quindi facciamo tutto fino alla fine del giro. Vedete, sono alla fine del giro, sempre puntando l'uncinetto sotto. E l'ultimo punto che vado a fare è esattamente, vedete, dovrebbe essere questo, ma io punto l'uncinetto di nuovo come ho fatto all'inizio, qui nell'angolo, in modo che mi rimanga la rifinitura mi rimanga fino alla fine del giro, ok? E non mi rimanga il buchino poi quando andrò a unire gli altri due pannelli. Eccoci qua, quindi vedete, anche se ovviamente non si vede tanto perché non c'è molta differenza di colore, ho fatto questo bordino decorativo e adesso andremo ad unire i due pannelli, vedete? Quindi quello che dobbiamo fare è mettere dritto e dritto, ok? Quindi il dritto verso di voi, poi se voi non vi sentite tanto sicure, prendete come si chiamano? fermapunto e vi bloccate i pannelli. Ecco qua, vedete, io adesso ho piazzato i segnapunti e naturalmente quando piazzate i segnapunti fate attenzione, aiutatevi magari con questi buchini che si vedono qua nel bordo. Ovviamente cerco di metterli in modo che tornino le righe. Ok, da una parte e dall'altra. Ok, a questo punto iniziamo a unire i pannelli. Quindi prendo il mio filo, sempre parte bella fronte a me, e io, vabbè, per comodità, sempre semplicemente per abitudine, inizio da questa parte. Quindi inizierò da qui e
e poi farò tutto il giro così, in questo modo. Quindi in questo punto dobbiamo fare un po' di attenzione. Allora, vedete, io per comodità ho inserito proprio il segnappunto nel punto. Quindi lascio un po', questi li lascio, ne salto 1, 2 e 3 e inizio qua. Quindi inserisco 1 e 1. Allora, parte bella verso di noi e iniziamo facendo, come al solito, prima una maglia bassissima, ok? E poi nello stesso punto una maglia bassa. Vedete la e in questo caso io mi porterò appresso il filino finale come abbiamo già visto. Quindi vedete, adesso sono arrivata, ho fatto tutto questo giro. Quindi adesso vedete, sono qua e finirò di diciamo cucire, però continuerò con questo continuerò a fare questo giro di maglia bassa. Aspettate, tolgo il marker, che lì avrà una funzione puramente decorativa. Vi volevo far vedere solo come fare questo pezzettino. Vedete, poi vado a inserire qui più o meno nell'angolo, perché non mi piace che rimanga il buco, quindi inserisco e continuo. Semplicemente continuo a fare il bordo. Ok, e continuerò tutto intorno fino ad arrivare qua. E poi chiuderò il filo e poi taglierò e imboscherò il filo, diciamo, nasconderò il filo. Ok, quindi vedete, ho fatto tutto intorno la rifinitura, la cucitura e la rifinitura. Quindi adesso andremo a fare esattamente questo, cioè andare a fare questi punti per creare l'alloggiamento per gli uncinetti. Ok. Che è una cosa molto semplice, solo bisogna fare un po' di attenzione, perché altrimenti vedete succede come a me, che mi è venuto un po' storto perché ho iniziato al contrario. Noi in questo caso inizieremo esattamente da questa parte. Allora, anche in questo caso, per non sbagliare, ho deciso di mettere dei segnappunto. Quindi metterò dei segnappunto, ne metterò 3, 1, 2, 3, per evitare di cucire in modo storto, ok? Che vedete, alla fine ne ho messo 5 e mi sono aiutata con vedete, cercando di far sì che queste due righe fossero, cioè che questi due bordi fossero corrispondenti, in modo da non andare storto. Allora, io adesso sono in basso a destra. Ok, inizierò a cucire da qui e per le taschine ho messo il filo, vedete, l'ho messo doppio in questo caso perché questo filo per lei era molto sottile, quindi ho deciso di metterlo doppio. Quindi andiamo esattamente qua. Quindi vedete, col filo doppio prendo il filo, lascio un pezzettino come al solito per cucire, poi scelgo la distanza dove voglio fare la cucitura. Non ci vuole molto spazio anche per gli uncinetti grandi. Poi, quindi qui c'è la maglia alta, io vado qui sotto, vado giù più o meno qua e prelevo il filo da sotto, vedete? Questo lavoro io lo faccio tenendo appoggiato sul ginocchio. Ok, e poi faccio una serie, praticamente cucio facendo una serie di maglie bassissime, cercando, vedete, di non stringere troppo, quindi di non fare così, ma di tirare bene bene, andare dove c'è la maglia alta superiore di sopra, anzi, e fare le mie maglie bassissime, sì, le mie maglie bassissime. Quindi praticamente per cucire, per fare le taschine degli uncinetti dovete fare solo questo, la cosa, diciamo, principale è di non stringere troppo e di cercare di andare dritti. Vedete, poi vabbè, magari alle volte non riuscirete bene, vedete, infilate da sotto, questo è il filino finale, infilate da sotto, prelevate il filo, adesso naturalmente lo metti a fuoco, ecco, prelevate il filo, vedete, e poi tirate fuori. Ok, quindi niente di più semplice. In pratica, come al solito, è più facile a farlo che a dirlo. Allora, vi faccio vedere la parte, diciamo, la parte finale. Qua potete terminarla un po' come vi pare. Io ho deciso di andare proprio qui dove c'è diciamo, il bordino e di unirmi qua, ma poi voi potete, insomma, decidere un po' di farla come preferite, però mi sa che qui già sto andando storta. Ecco qua, vedete, ho finito di cucire tutti diciamo questi tutti gli alloggiamenti per gli uncinetti e ora non mi resta che fare il lavoro più noioso,
e cioè cucire tutti i filini. Naturalmente li cucirò qui dietro, tanto poi non si vedrà. Eccomi qua. Allora, come vedete, finalmente sono riuscita a cucire tutte le taschine. Vedete? Tanto questo dietro, anche se è storto, anche se ci sono i fili, non si vedrà. Quindi ora non dobbiamo fare altro che unire i due pezzi. Quindi noi adesso andiamo a prendere la parte esterna, diciamo, e dobbiamo fare, però prima di unire, dobbiamo fare ancora un giro di maglia bassa, come abbiamo fatto qua. Ancora un giro di maglia bassa, ok? Ecco qua, vedete, quindi ho fatto tutto il giro, quindi adesso facciamo così, prendiamo il pezzo che abbiamo già fatto, questo noi qui siamo sul dritto e mettiamo rovescio contro rovescio, vedete, quindi parte dritta, rovescio contro rovescio e fissiamo, perché a questo punto dovremmo cucire, e fissiamo con dei segnapunti. Ecco qua, quindi vedete, ho unito con il segnappunto le due parti, così, perché magari i punti non sono esattamente gli stessi, quindi mi aiuto con il segnappunto. Però adesso, prima di cucire, andrò a fare questo, il legaccino. Quindi userò, in questo caso userò due fili, lo stesso filo in colore contrastante, ma userò due fili. E andrò esattamente, faccio le prove di come, dove lo voglio, vedete? E andrò esattamente più o meno sopra, non proprio a metà, leggermente sopra. Quindi qui. Quindi vedete, appunto farò qui il mio, inizierò da qui il mio laccetto. Ho inserito una perlina, cioè veramente una perlina, una perlona. Ho inserito una perla nel filo della lavorazione e poi la lascio andare indietro. La lascio andare, la mando a, cioè, indietro o la mando avanti, dipende dai punti di vista. Quindi inserisco quella perlina e me la dimentico. Poi vado qui, prendo l'uncinetto e inizio da qua, appunto, e faccio prima una riga e allora inserisco più o meno qua. Vabbè, voi se lo volete fare proprio al centro vi prendete la misura. A me non so perché non mi piace che sia proprio al centro, quindi un po' spostato. Inserite l'uncinetto. Vedete, quindi io non lo faccio partire da qui, ma lo faccio da qua, in modo che poi posso fare la cucitura e che questo laccetto si possa, diciamo così, imboscare in mezzo alla cucitura. Allora, e mi faccio prima una riga di maglie, cioè di catenelle, ok? E poi ovviamente questa riga di catenelle deve essere lunga quanto il mio laccetto, quanto la lunghezza del mio laccetto. In questo caso, per avere come si dice, un laccetto più consistente, io sto utilizzando, vedete, il filo, lo stesso filo, però l'ho messo doppio. Quindi facciamo questa catenella lunga quanto vogliamo lungo il laccetto. Ecco qua, quindi ho fatto la mia striscia lunga di catenella. Adesso devo fare la maglia bassa, ma prima, ecco, questo sempre per prepararsi tutto prima, prendo la perla che avevo, la perlina che avevo, o perlona che avevo messo da parte, e quello che faccio è esattamente questo. Guardate, prelevo il filo, faccio una catenella, cioè scusate, una maglia bassissima, ecco qua. In questo modo assicuro la mia perla, tiro un po' e poi mi continuo a fare, cioè mi continuo a fare, mi faccio un giro di maglie basse. Allora, vedete, ho fatto l'ultima maglia bassa, quindi a questo punto vado a tagliare il filo e poi a diciamo così, cucirlo molto 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 bene. Così, in modo che ovviamente questo filino non mi si stacchi. Quindi vedete, ho finito qui la stringhetta, l'ho assicurata molto bene cucendola con un filo molto lungo da una parte, un filo da una parte e un filo dall'altra, tanto poi questo non si vedrà. Quindi finalmente adesso possiamo procedere a unire le due parti, ok? Con un punto decorativo molto semplice, ma voi ovviamente potete farlo come più vi piace.
Ecco qua, quindi adesso iniziamo a cucire e iniziate vicino. Allora, io per comodità inizio da vicino a un segnapunto e iniziate a cucire dalla parte, diciamo, esterna verso di voi. Vedete, qui c'è la parte che tiene gli uncinetti. Ok, quindi cosa faccio? Vabbè, per comodità inizierò contando tipo 1, 2, qui 3. A partire dal segnapunto, vedete, 3 e 3. E poi il filo lo sto usando doppio perché ho provato a usarlo a un filo solo, ma non mi piaceva il risultato, quindi lo userò doppio in questo caso, anche voi poi vedete un po'. Poi faccio quindi una maglia bassissima, poi nello stesso punto, adesso non so perché sto facendo questa cosa che non mette a fuoco, vado a fare una maglia bassa. Ok, quindi faccio, diciamo, due maglie basse, che poi vedete questo, come avevamo visto nella pochettina blu, io poi quella maglia bassa fin iniziale la disfo, vedete, mi rimane la maglia bassa perfetta, che è uguale sia davanti sia dietro. Ok. Quindi ho fatto due maglie basse, poi faccio 3 catenelle volanti e poi sempre a fianco faccio ancora due maglie basse. Quindi due maglie basse e 3 catenelle. Ecco, mi viene meglio con il filo doppio perché l'ho provato a fare col filo singolo, ma non mi usciva, cioè veniva male. Ok, praticamente fate tipo un picottino. Ok, ora io sono messa, non vi dico in che condizioni, c'ho questo lavoro che penzola da una parte e tira, ma non so come altro metterlo, ecco qua. Quindi due maglie basse e 3 catenelle che vi formeranno questo picottino. Ovviamente, forse l'ho già detto prima, voi se volete potete fare un po' quello che vi passa per la testa. Io, a me mi viene in mente sempre questo, diciamo, questo decoro perché è facile, perché non necessita di contare, insomma. Ok, quindi adesso io finisco e poi ci vediamo al lavoro finito. Quindi vedete, ho fatto la mia ultima maglia bassa, le mie ultime due maglie basse, facciamo poi le 3 catenelle, ecco qua, e ci andiamo ad unire alla prima maglia bassa che avevamo fatto. Ci uniamo con una maglia bassissima. Ecco qua, ce la posso fare. Ecco qua, e questo è l'ultimo punto. Quindi tagliamo il filo, vabbè, io l'avevo già tagliato. Ecco qui, e poi questi due punti verranno, cioè questi due punti, scusate, questi due filini finali verranno opportunamente cuciti. Ora vi faccio vedere un po' meglio come è venuto. Vedete, praticamente io ho fatto prima dell'ultimo bordino, ho fatto la stringhetta, di modo che in pratica la stringhetta mi venga, come si dice, nascosta, vedete, nascosta dalla parte interna. Io qua, vabbè, avevo già messo gli uncinetti, vedete, dai, metti a fuoco, si buono. Ecco, vedete, quindi la stringhetta mi rimane qua, insomma a me piace che rimanga così, perché non deve mettere a fuoco? La stringhetta rimane qua, a me piace così, che rimanga in questo modo. Io avevo già messo gli uncinetti, perché avevo già girato questa parte di video, ma naturalmente, indovinate, non so, l'ho cancellata per errore. Niente ragazze, quindi questo è tutto, spero che vi piaccia. Adesso vabbè, questo fa difetto perché va cucito, questo video è stato veramente un parto, comunque prometto che non dirò mai più. Se volete vedere questo video, questo tutorial, se non l'ho già fatto prima, perché non è possibile, perché poi mi succede di tutto, contrattempi inimmaginabili. Niente, quindi spero che vi piaccia, vedete comunque non è male, a me piace, probabilmente applicherò dei fiorellini, poi vediamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!